Benvenuti all'appuntamento con la trasmissione Confronti Incontri. In questa puntata incontriamo il sindaco di Macerata, Sandro Paccaroli, che ci ha accolto nella sua sede istituzionale. Grazie sindaco per questa intervista. Benvenuto. Prego, grazie a voi. Iniziamo la prima domanda di questa intervista, come racconto, per capire per lei il passaggio da imprenditore a sindaco. Ricordiamo, eletto a settembre 2020 con il 52,78% al primo turno, e quindi un successo anche personale. Per lei questi primi mesi di passaggio da sindaco, di vita da sindaco, come sono stati? Ma sono stati questi mesi molto impegnativi e sono molto impegnativi anche attualmente, però devo dire che sono anche entusiasmanti. Questi giorni sono stati, questi mesi sono stati dei giorni e dei mesi che vivo con parecchio entusiasmo. Sicuramente la vita le è cambiata parecchio, però con l'impegno istituzionale sta Ma diventando per lei sai, ormai in primo piano. sì, anzi, in assoluto al 100%. Io ho abbandonato, tra virgolette, l'azienda, non mi occupo più dell'azienda, ho fatto il passaggio generazionale prima magari del tempo, potevo farlo fra un po' di anni, ho accelerato questo passaggio generazionale. L'ho fatto anche consapevole che lo potevo fare, non è che lo fai per essere diventato sindaco, ma perché potevo lasciare l'azienda in mano ai miei figli. Mia moglie continua in azienda, i miei figli sono in azienda, ho dei figli validissimi, che non sono il figlio del papà, ma il figlio dell'imprenditore, ma sono a loro volta dei grandi imprenditori. Quindi questo passaggio per me è stato anticipato, ma l'ho fatto ben volentieri. Entriamo nel vivo dell'impegno istituzionale per dire anche il lavoro con la giunta com'è. Lei ha scelto 9 assessori, 4 donne, 5 uomini. Con quali criteri li ha scelti? Ma l'abbiamo scelti, non le dico anche politicamente, perché ci sono parecchie forze politiche che mi hanno appoggiato, il centrodestra e io con me è stato unito, quindi ho fatto un po' la divisione degli assessorati anche politicamente, più anche mettendo delle persone che sono brave, capaci, e insieme possiamo fare una squadra per lavorare insieme, per lavorare per tutti i cittadini di Macerata. Come state lavorando, ecco, tra singole competenze deleghe, il lavoro della visione d'insieme del sindaco? All'inizio abbiamo fatto la divisione delle deleghe, come ogni assessorato c'ha le sue deleghe, è logico. Adesso le stiamo perfezionando, stiamo lavorando con tutti i dirigenti e con tutto il personale del comune per fare una squadra. Sai, oggi viviamo un momento molto difficile, lo sappiamo tutti, ma anche molto entusiasmante perché se arriveranno questi soldi dall'Europa e sappiamo catturarli con tanti progetti a 360 gradi su tutti i settori, possiamo fare la differenza del futuro di Macerata, cioè possiamo creare dei progetti che per il futuro di Macerata saranno molto importanti. Quindi state lavorando con sinergia, al di là, ecco, delle Ma guardi, dichiarazioni io di voto? adesso ho finito, cioè stamattina sono andato in regione per portare progetti. Io una volta a settimana mi dedico alla regione, mi dedico a parlare con tutti gli assessori e dirigenti della regione e porto giù progetti da tutti i settori del comune, quindi a 360 gradi. Siamo al Consiglio Comunale, anche l'opposizione che abbiamo visto in questi mesi, per ora più idee o polemiche, com'è stato Ma l'impatto per lei? io dico a tutti che sono il sindaco del comune di Macerata e sono il sindaco di tutti. Quindi l'opposizione ci deve essere, ma deve essere, io ho dato la mano aperta ai vari membri dell'opposizione dicendo che io voglio ascoltare anche l'opposizione, quando l'opposizione è costruttiva e fa del bene per i cittadini. Quindi io sono uno che sa parlare anche con l'opposizione, ma è l'opposizione che deve parlare con me. Io non sono a mio modo, perché vengo da essere imprenditore e quando ho fatto l'imprenditore io ho cercato di fare non l'imprenditore dittatore, ma ho fatto l'imprenditore di collaborare con tutti i miei dipendenti. Io ho ascoltato anche i dipendenti che dicevano delle cose che io non andavo, che non mi piacevano, però tante delle volte ho accettato quello che i dipendenti mi dicevano perché loro erano più nel campo, più in vari settori e quindi io devo ascoltarli e quindi sto ascoltando anche l'opposizione.
Tra l'altro ricordiamo il Consiglio Comunale tornerà anche in presenza, avete messo questo plexiglass Sì. che consentirà ecco, di rispettare Allora, comunque le misure, c'è anche un nuovo segretario comunale sì. Francesco Massi, alcune novità. Allora, abbiamo messo questo plexiglass perché come nelle scuole devono ritornare in presenza, perché così anche il Consiglio Comunale può ritornare in presenza. Certo, mettere questi plexiglass è stato importante, possiamo ritornare. Ho ancora delle perplessità, ve lo dico, perché oggi se continuano questi virus e poi questa trasformazione di virus e queste cose che stanno succedendo questi giorni, le varianti. Queste varianti, non so se potrò continuare a farlo in presenza, vedremo, perché quelle cose che sento a Torrentino, che sta il Fidardo, nella regione Umbria, mi preoccupano. Quindi sì, farlo in presenza è importante, però bisogna farlo anche in sicurezza. Se io vedo che anche a Macerata, speriamo di no, arrivano queste varianti, forse ritorneremo in streaming online e non in presenza. Adesso vedremo. E stare in presenza vuol dire anche guardarsi negli occhi, guardare, parlare, e fare opposizione costruttiva, fine e prima il consiglio uno si deve parlare, perché siamo tutte persone civili che dobbiamo fare una squadra, maggioranza e opposizione, per bene dei cittadini. Un altro aspetto del suo stile istituzionale, che diceva anche in campagna elettorale, lei dice spesso la mia porta è aperta a tutti, sì. Questa disponibilità al confronto, al dialogo, che riscontro ha trovato ecco, tra le forze politiche ma anche tra i cittadini? Ma io ho detto che la mia porta è aperta a tutti, certo che stamattina hanno ricevuto tantissimi cittadini, certo che se continua così con tutto quello che ho da fare arriverà un punto che devo selezionare anche le mie ore e dedicarle ai cittadini, perché il tempo mio è questo. Però sono ben contento di ricevere, perché dai cittadini ho dei spunti, degli input che sono interessanti per un sindaco per capire i bisogni della città. Quindi la mia porta è sempre aperta. A proposito di bisogni della città, entriamo in alcuni temi che hanno contraddistinto questi primi mesi di mandato: il centro storico, la scelta della ZTL di riportare le auto in piazza, tra apprezzamenti e polemiche. Ma, ricordiamo da che cosa è stata dettata. Ma questa cosa è stata dettata di fare ritornare a vivere il centro storico come tanti anni fa. Logico, non è che 21 posti di macchina possono far ritornare il centro storico di una vivibilità come gli anni passati. È un segnale, un piccolo segnale, un piccolo input. Certo, abbiamo dei progetti per i parcheggi, che non è la piazza, vicino alla piazza. Dovremo portarla avanti, dovremo trovare questi soldi per farla, liberare e valorizzare molto la piazza. È logico che in questo periodo di Covid, di questi lì, per i commercianti è stato un valore aggiunto e la città ne ha avuto parecchio beneficio. Questo credo che mi dicono tutti i commercianti parlando con loro. È stato ecco, il primo passaggio di una sorta anche di restyling che lei ha in mente per la città. In questi giorni anche una notizia del esempio dell'ex UPIM, alcuni miglioramenti, insomma, cioè ma un passaggio esatto. Che novità ci sono? Ma le dico, guardi, mi stanno contattando con altri commercianti che vorrebbero riaprire le loro attività nel centro. Intendiamoci, io intendo il centro storico non nel centro dentro le mura, io intendo il centro storico anche con le frazioni e tutte le vie, quindi Corso Cavour, Corso Cairoli, il centro storico, Macerata è talmente piccola che il centro storico è tutto. Quindi riportare delle attività a Macerata, riportare le iniziative a Macerata è molto importante, e anche la mia campagna elettorale l'ho fatta su quello, su riportare tanti giovani a vivere a Macerata, a rifare la loro famiglia, la loro vivere a Macerata. È importante perché la città è meravigliosa, è baricentrica, è una città che merita, dal punto di vista culturale c'è l'università, dal punto di vista c'è tutti gli uffici statali, c'è la chiesa, insomma Macerata è una Lei città... Lei ha detto ecco, anche quando ha presentato la giunta Macerata, l'idea di Macerata, una città dove si vive e lavora bene, sì, questo concetto qui. Anche di bellezza. E stiamo di volte, mettendo parecchie telecamere in tutta la città, abbiamo anche dei fondi, abbiamo fatto dei progetti per metterli su ogni posto della città, queste telecamere, di controllare bene la città, di farla diventare vivibile, sicura e riportare i giovani, e non solo i giovani, io vorrei riportare anche con delle... progetti che stiamo portando anche vivere le persone anziane, che poi oggi anziano, qual è l'età che oggi determiniamo un anziano?
una volta l'anziano era 60 anni, adesso potrebbe essere 90 anni, quindi di vivere un periodo di, dopo la pensione, dopo lì, di vivere nella città, ma anche di vivere bene. Ma l'idea, ecco, di Macerata città, anche alcune etichette della città, una ad esempio, c'è stato questo dibattito anche sulla città della pace, una questione che lei ha voluto spiegare anche in cifre, se ha senso o meno mantenere questa etichetta. E poi la, invece, la città è la città della pace, non è dare un fondo a questa società, a dare questi 700 euro che uno diventa la città della pace. La città della pace ce l'abbiamo dentro. Invece, ecco, l'idea di città dello sport, che tipo, questo è un progetto che tipo di, anche di ricadute può portare, sia sulle società sportive del territorio, ma anche come immagine? Allora, io sto parlando con tutte le società sportive. Noi abbiamo un grosso problema. Il problema è la nostra storia di tutti i paesi, essere vissute sotto, nel Medioevo, sotto le signorie, poi stato della Chiesa. Noi abbiamo... Io ho detto tante volte che volevo essere non il sindaco di Macerata, ma anche essere il sindaco della provincia, ma per un senso di unire tutti i comuni della provincia per fare il corpo, portare i turisti, lavorare insieme, avere un'attività culturale insieme, fare tante, l'università si devono parlare, fare tante cose belle globalmente per la provincia. Ora, anche nello sport, viviamo a Macerata tanti campicelli. E non abbiamo i campicelli, adesso ti spiego. Tanti campicelli perché abbiamo tante società sportive, tante. Nel pallone ne abbiamo, guarda, ieri me ne è uscita anche un'altra che non conoscevo, 7, 8, non lo so. Abbiamo tante che hanno bisogno. Queste. Allora, lo sport è una cosa importantissima perché noi, noi coinvolgiamo questi ragazzi, prendiamo il pallone poi coinvolge i ragazzi da 5 anni avvicinarsi al pallone, a vivere insieme, a fare squadra, a soffrire e a essere entusiasti del risultato che uno ottiene. Che succede? Perché è importante? Una, non allontaniamo dai pensieri cattivi, quindi droga, alcol e altri, perché quando fanno lo sport e sono coinvolti lì e alla fine sono stanchi, devono studiare e sono anche motivati di aver fatto sport e di aver stato insieme. Un altro, fanno squadra. Fare squadra oggi, da 5 anni, imparare a fare squadra, te lo ritroverai dopo nel lavoro. Quindi lo sport è una cosa importante. Diventare la città europea dello sport è importante perché qui dobbiamo, io ho dei progetti di riqualificare adesso che aveva fatto la scorsa amministrazione nel nuovo atto, anche questo noi dobbiamo capire. Tante volte vi accusano e dicono ma questo l'abbiamo fatto noi. Ma grazie che l'avete fatto, io sono contento che l'avete fatto voi, sono contento di portarlo avanti, sono contento anche di dirle che queste cose sono state fatte dalla vecchia amministrazione, tipo i Pini, adesso noi rimetteremo lo stadio dei Pini. Lo stadio dei Pini potrebbe essere che viene utilizzato da tutte queste squadre per i giovani, per i ragazzi, poi la squadra superiore c'ha il campo suo, qui abbiamo la Maceratese che è arrivata, vedremo se la Maceratese Materica è arrivato, vedremo il futuro di questa Materica, che se vorrà stare a Macerata non si dovrà chiamare Materica, ma daremo un termine più congruo alla provincia, alla città, però insomma io voglio entrare dentro il pallone non per buttare su questi campicelli, ma per fargli capire a loro che dobbiamo stare uniti per fare una città dello sport. E come il pallone c'è tutto quell'altro, c'è la pallavolo femminile, la pallavolo maschile, c'è il campo dei rugby che uno vuole fare a Villa Potenza, c'è da sistemare tanti campi, quello del Via della Pace, insomma c'è da sistemare e trovare i soldi. Quindi per impianti ma anche una visione quello insieme manca, delle piccole società per fare sinergia. Quello che manca, che è un progetto che ho nel cassetto, che lo tirerò fuori al momento giusto quando vedrò che ci sono questi fondi europei e cavalcarli, noi abbiamo un palazzetto dello sport che è una grossa palestra. A me mi piacerebbe fare un palazzetto dello sport su un posto ben stabilito, accessibile, che potrebbe essere un palazzetto multifunzionale. Questo è un mio sogno. Sogno a Macerata, atteso da tempo, quindi forse ecco, potrebbe essere. Allora, come ti ho detto, oggi dall'Europa arrivano questi fondi, questi soldi. Arrivano su varie, su 6 tematiche, splittate saranno 40 settori. E se abbiamo trovato dei soldi anche per lo sport, per fare il palazzetto, bisogna che creiamo un progetto e catturiamo questi soldi. Se non li catturiamo adesso,
non lo potremo fare perché con i soldi del comune non lo fai il palazzetto, lo fai se catturi questi soldi europei. Quindi Macerata città dello sport, Macerata anche città della cultura, per Macerata, la cultura che progetti anche la situazione cultura. Covid, per come sta rimodulando anche gli obiettivi allora, per la stamattina stagione sono andato in regione, ho parlato con l'assessore Latino proprio per la stagione dello sferisterio, perché intendiamoci, allora, noi abbiamo grossi problemi, no? Adesso vediamo marzo-aprile, vediamo il Covid, vediamo i licenziamenti, vediamo il commercio, vediamo insomma l'economia. L'economia è un altro Covid. Se io dovessi investire tanti soldi che ho, è logico che lo devo investire su persone che hanno bisogno. Però anche la cultura porta lavoro. Lo sferisterio porta 500 persone a lavorare, chi 1.000 euro, chi 2.000 euro, chi 3.000 euro, ma è sempre soldi che arrivano dentro le tasche di giovani e roba del genere che lo reinvestano poi nel territorio. Quindi poi i soldi che noi convogliamo per fare cultura, per esempio lo sferisterio, arrivano anche dallo Stato e non arrivano per fare delle opere su quelle persone che hanno bisogno, ma arrivano sulla cultura, quindi dobbiamo convogliare questi soldi nella cultura. Ho fatto il budget, stiamo facendo il budget di quest'anno dello sferisterio, qual è il grosso problema? La lampada da Aladino. L'anno scorso abbiamo fatto un'opera sola, 6 volte, e un'altra di due spettacoli musicali. È logico, se io metto in bilancio che mi devono entrare 1 milione di biglietti, la lampada da Aladino, perché bisogna vedere quando sarà luglio. Abbiamo fatto i vaccini, non abbiamo fatto i vaccini, abbiamo fatto l'immunità di gregge, non lo sappiamo oggi, perché oggi sono arrivati 74.000 vaccini a febbraio, se non arrivano a marzo-aprile, qui in Italia c'è bisogno che arrivi ogni settimana 2 milioni di vaccini, non è uno scherzo. Quindi tanti interrogativi ancora tanti legati interrogativi al Covid, sono... ma state allora, lavorando che sto per una stagione io? Lirica come? Che sto facendo? Sto vedendo di splittare la stagione lirica e avrò tempo fino a marzo di deciderlo se fare A, B e C. È logico che non devo scegliere una versione che mi consente di sostenere anche l'impegno economico, perché trovarmi con un deficit non mi va. Però sto vedendo, adesso io anche come imprenditore sto riconvolgendo tanti imprenditori che conosco, perché anche tanti sponsor, perché poi la sponsorizzazione dello sferisterio si può fare con l'arte bonus, quindi io lo chiamo arte bonus cuore, perché sì, è importante che c'è una detrazione del 65%, chi butta via i soldi, no? Però se io devo fare una sponsorizzazione allo sferisterio, ci devo mettere quell'altro 35% il cuore. Se non ce lo metto, la sponsorizzazione non la prendo. Allora, io sto facendo con tanti imprenditori, guarda, sono diventato un catturatore di soldi, mi vergogno di chiedere i soldi, però li sto chiedendo a tutti quelli che conosco, imprenditori o geni, perché per fargli risalire una voglia di fare qualcosa per la città. Perché è inutile dire la città di Macerata è morta, ma se io non faccio niente per la città, sono stato io anche la causa. Andiamo ad un altro grande tema, appunto l'emergenza Covid. Questi primi mesi, lei si è trovato nel pieno della situazione, capire anche come è stato dover affrontare gli aspetti sanitari, le scelte, le criticità, pensare anche ad una nuova sanità. Andiamo con ordine per la prima domanda su anche la figura che le ha scelto il dottor Ripa, che sì. Diciamo sia da consigliere ma anche da medico è riuscito a fare un po' sì. Da collante proprio sull'aspetto prettamente sanitario per un osservatorio sulla città. Allora, il dottor Ripa è una bravissima persona, è una persona a modo che uno ci parla, è stato il mio gancio per parlare con l'ospedale. Guardate, fino a un po' di giorni fa, fino a è stata eletta e data l'incarico alla Corsi, non c'era un direttore dell'area vasta. E il dottor Ribas, in quel periodo specialmente che abbiamo vissuto, difficilissimo, dove... Allora, io ho voluto riaprire con il dottor Ripa, ci siamo impuntati, roba del genere, di riaprire la palazzina, diciamo, infettiva che ha qui Macerata. L'abbiamo riaperta, per fortuna, perché subito è stata riempita. Poi che abbiamo avuto del problema, che ho parlato col pronto soccorso, col dottor del Pronto Rossi del pronto soccorso, abbiamo parlato, io ho avuto un colloquio sempre diretto con l'ospedale. Perché avevamo più di 40 persone lì tra container, dentro i container e dentro il pronto soccorso.
Ho cercato di forzare l'apertura del Covid di Camerino, anche se adesso stiamo vivendo in questi giorni una disputa di questo ospedale, perché lassù c'era l'area Covid. Civitanova ha riaperto, ma ha riaperto gradualmente a 12 moduli, quindi abbiamo passato un periodo molto difficile che non sapevamo più cosa fare. Poi è calata questa situazione, oggi non ho tutto questo pieno, Camerino ha Covid nei pazienti, però anche lì questo ci deve insegnare. Allora, c'è questa disputa dell'ospedale, guarda chi lo chiama unico. Io voglio puntualizzare questo, io non so più come dirlo. Non è l'ospedale unico. Questo unico, tappamolo, basta. È il nuovo ospedale di Macerata. Camerino e Civitanova rimangono, verranno potenziati perché Camerino ha un ospedale che sta su, su una comunità che ha vissuto intensamente il terremoto ed è l'ospedale dell'entroterra, Civitanova è uguale, facciamo un bello ospedale. Io con Salta Martini stavamo un po' di giorni fa nell'ospedale, anche lui dice di fare questo ospedale. La zona è definita quella che sarà, quindi questo ospedale, adesso come fare a trovare i fondi c'è un po' di discussione. Però il nuovo ospedale in Macerata, che lo facciamo sociale, io che voglio, io non ho competenze sull'ospedale, però ho competenze di come presidente, come capoluogo del comune e unire gli altri comuni sulla qualità dell'ospedale, è quella che voglio io. Un ospedale deve essere molto sociale, poi se dovremo fare l'area Covid, faremo l'area Covid, che oggi si chiama Covid X e domani si chiamerà Y, ma tanto questo, il Covid, questi virus, con il mondo globale che abbiamo, ormai dobbiamo conviverci, eh? Quindi dobbiamo fare un ospedale che può affrontare anche questi, deve essere un ospedale bellissimo, io spero che sia una chicca per il mio territorio e lo portiamo ad esempio in tutta Italia. Ho delle cose che non vi dico, ma dei sogni per l'ospedale stipendi. Dopo tocca farli, quindi è meglio che non vi dico. Quindi la situazione, ecco, l'emergenza Covid... La stiamo vivendo, adesso che sta succedendo. Anche il trend dei contagi su Macerata ha un... Sì, adesso è stato in calo, roba del genere. Però se accendi la televisione questi giorni ti prende i brividi, perché noi confiniamo con Foligno, Foligno è un macello, Perugia è un macello, l'area di Attigliano, d'Eterno è un macello, qui abbiamo Castelfidardo, Tolentino, Pollenza, Tolentino, i casi... Questi cambi, diciamo, queste... mutazione, diciamo, di Covid che sta succedendo, o quella del Sudafrica, o quella brasiliana, o quella inglese, specialmente quella inglese, mi dicono che non è molto incisiva nella morte, però molto diffusa. Quindi io spero che poi questi vaccini, un'altra cosa che io spero, oggi sono arrivati in mese 74, sono numeri che dico, ma prendeteli col punto interrogativo, mi dicono che sono arrivati 74.000 vaccini, ma noi dovremmo arrivare nel mese marzo-aprile e fanno i milioni di vaccini, se no, ma non dico nelle Marche, in tutta Italia. Quindi un grande dialogo al di là delle figure competenti prettamente del sistema sanitario con la regione, e quindi Santa sì, Martina ma... è stato anche sindaco, sì. Sulla questione Covid, sì, e anche ripensando la sanità del futuro, che comprende, sì, anche un nuovo ospedale. Sì. Compete il nuovo ospedale, io con Santa Martini, allora io ho una grande forza oggi di avere, di conoscere queste persone che stanno, che sono assessori nella regione. Santa Martini lo conosco, la Corsi l'ho conosciuta, è una direttrice forte. Insieme abbiamo questi colloqui. Cioè, queste le priorità per il territorio, sì. Ecco, quindi una sinergia oltre a quello. Poi abbiamo di sapere che fare, di progettare il vecchio ospedale, cosa diventerà. Qui abbiamo tanti settori importanti, tipo le case di cura Lirce, abbiamo, insomma, c'è, quindi al di là delle promesse elettorali, di quello che era stato detto prima, state, ecco, rimodulando le risposte per il territorio. Sì, stiamo rimodulando. L'idea precisa di che cosa diventerà, sì, l'attuale ospedale, che sì, poi diventerà il vecchio. Noi abbiamo ospedale. Tanti palazzi importanti, tanti anche sì, palazzi, ma anche... quartieri di palazzi a Macerata. Il dibattito comunque, ecco, dura ormai da anni, e quindi che tempi ci sono, pensando anche ad una... Guarda, Santa Martini, stavamo insieme lì dentro l'ospedale e ho detto io lo voglio fare nei miei 5 anni.
Sarebbe una cosa bellissima. Io ho già un progetto che hanno fatto delle società di questo ospedale e ce l'ho. Adesso bisogna rivedere se questo Quindi progetto va bene. in questo quinquennio di Guarda, mandato per me potrebbe sarebbe un l'obiettivo sogno, è ma lavorare giorno per giorno su questo penso che per me anche. sarebbe un sogno, ma penso che è un sogno anche per Santa Martini. Emergenza sanitaria ma anche economica, lei l'ha accennato, anche, quindi a parte imprenditori, commercianti, ma anche proprio i cittadini che arrivano e bussano per le difficoltà, ristori non sufficienti che non arrivano, famiglie che erano già Allora, in difficoltà. i ristori sono specialmente palestre, piscine, ristoranti, stanno arrivando con i contagocci. Che ristoro è? Qui bisogna riportare a lavorare più che il ristoro, perché il ristoro è un contentino momentaneo che sia sufficiente per sopravvivere sì e no, perché la paura mia è che tanti non riapriranno. C'è bisogno di supportare l'economia tantissimo, tanto, tanto, tanto. Quindi io ho parlato nella mia veste di sindaco con la direzione di Intesa che è venuta da Milano, ho parlato con BPR che è venuta da Bologna, è venuta da Rimini, è venuta qui anche localmente, l'Intesa è anche BPR Sì, il locale. passaggio Sapete che che ci sarà adesso a da breve. marzo ci sarà a breve e sia BPR che Intesa prenderanno tante filiali di UBI. A loro ho detto una cosa che hanno condiviso anche loro molto importante. Noi viviamo su un territorio dove l'imprenditore si alza la mattina presto, non va in ferie e lavora il sabato e la domenica. Sono imprenditori seri dove non farebbero male mai di non restituire i soldi che uno gli dà. Si impegnerebbero anche le camicie, anche le mutande, si dice, fino all'ultimo centesimo. Però hanno bisogno in questo momento non dei ristori, ma anche di banche vicino all'imprenditoria del nostro territorio. Io, un'altra cosa che cercherò di essere un fautore di questo. Io come sindaco dico, banche, voi fate una raccolta, la raccolta è anche ampia perché i soldi a Macerata intorno ci sono, perché ci sono tanti posti statali che hanno perso il lavoro, il loro potere economico, ma bisogna che queste banche che vengano non facciano come solo raccolta, ma reinvestano come era la vecchia Banca delle Marche. La vecchia Banca delle Marche prendeva raccolta ma ridava molto nel territorio. Io voglio che queste lì, quindi le banche. Quindi abbiamo anche le BCC, abbiamo per carità altre anche banche, ma Intesa è la più grande banca d'Italia, che ha anche dei settori anche sociali. L'Intesa non è Intesa Banca, ma ha vari rami e anche fa investimenti sul sociale. Quindi se voi volete essere una banca che lavora del territorio e noi la vogliamo riconoscere come una banca del territorio, dovete essere una banca del territorio. Altro tassello dell'emergenza, l'aspetto sociale, quindi anche le difficoltà delle famiglie un po' l'accennato, Allora, ma anche in questi, siamo quasi un anno ormai dal lockdown, un grande disagio è stato rilevato anche da esperti, sociologi, psicologi, sulla questione dei giovani, un grande disagio in incubazione sui giovani per questi periodi di mancanza di relazioni, DAD, didattica a distanza. Che cosa si sente di dire anche ai si giovani sento maceratesi? di dire. I giovani, noi siamo stati tutti giovani, noi vogliamo stare. Guardi, io ho riaperto le scuole, quella mattina stavo all'apertura quando scesi ai pullman. Contentissimi, al 50, abbiamo anche noi fatto Sembrava interviste, che tu l'avevi levato da un nonostante poi il recinto. 50%, una cosa. Sì, ma il 50%, guardi, io le dico che anche su quello, no, io con tre volte ci sono andato. Adesso ci volevo ritornare ieri perché c'era lo sciopero, ma non gliel'ho fatto. Ho visto, sì, quando escono da scuola stanno tutti in fila, tanto abbiamo tre poli, no? Scolastici, diciamo. E l'ho visto tutti in fila, però tutti con la mascherina, però pio 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 pio, cioè parlavano. È conto parlare davanti a uno schermo, è conto parlare vicino.
Poi sono, sì, un po' di assembramento c'è stato davanti al pullman perché per salire, sai, o metto la sbarra, passa uno, passa l'altro, oppure c'è. Ma una volta saliti sul pullman, io ho visto 40 pullman passare, l'ho visti proprio con gli occhi miei, tutti, cioè, non è il 50%, è inferiore del 50%. Cioè, dei pullman per me hanno avuto una capienza intorno al 20%. La media, guarda, la media sui pullman sarà stata un 33-35%, nemmeno il 50%. Però a rivederli insieme così, io capisco che stanno vivendo un momento molto difficile. Un altro problema grosso per me è i ragazzi che usciranno nella maturità quest'anno, perché hanno vissuto nel quarto già la prima pandemia, poi l'hanno vissuta adesso nel quinto. Sai, uscire non preparatissimi, non è lì che loro devono affrontare o l'università o il lavoro. Siamo verso la conclusione, ecco, di questa intervista. Quali saranno quindi i prossimi immediati impegni nell'agenda del sindaco Barcaroli? Gli impegni sono tantissimi, a 360 gradi, quindi io andrò una volta a settimana in regione, porterò tanti progetti e vedremo di cominciare a realizzarli questi progetti. Abbiamo tante cose impegnative per questa città. Quindi anche, dicevamo prima, la macchina amministrativa con il nuovo segretario, com'è stata l'intesa? Ma il nuovo segretario è un segretario che viene dalla politica, ma anche ha fatto tanti anni il segretario. Quindi in questo momento per me è il mio braccio destro e mi sta anche aiutando, anche lui in questi giorni ha parecchie riunioni con i dirigenti, con tutti i miei assessori. Cioè è una persona molto importante sul mio staff. Grazie per questa intervista al sindaco di Macerata Sandro Ma io vi Paccaroli e buon auguro anche a lavoro. voi, vi seguo tante volte la sera quando accendo la televisione. Fa piacere sentire la vostra trasmissione che parlate del territorio. Le do un buon lavoro, grazie a voi. Grazie, grazie anche a lei e grazie a coloro che ci hanno seguito.